Ok, ci siamo. Il cambiamento climatico è causato da gas serra e cosa ci fai qua? moriremo tutti. Perché Ma perché? Ma chi te l'ha detto? se non facciamo niente, la temperatura salirà di 2 gradi. Non si potrà più vivere sulla terra. Ma che vuoi che siano 2 gradi? Andremo al mare a novembre e mangerà gelati anche in inverno. Dai, andiamo a mangiare. Francesco, ho visto che non hai consegnato i file. Prof, mia sorella è malata e poi mi è morto il cane. È la quinta volta che ti muore il cane. Ma quanti cani hai? Io ti metto due. Pronto? Ciao Francesco, ho visto il voto di scienze sul registro elettronico. Mi sa che dobbiamo parlare. Sì, va bene, capitano. Ma che capitano e non capitano, dai. Visto che hai preso due, facciamo che oggi pomeriggio stai tu a casa con Adele, che c'ha anche qualche linea di febbre. Comunque, questa sera ne parliamo. Come vuoi. Ciao. Giovedì 30 novembre e sotto i peggiori auspici parte oggi a Dubai, negli Emirati Arabi, la conferenza annuale dell'ONU sui cambiamenti La mamma è climatici. andata, Eccola. ha detto che devi restare a casa con me perché sono malata. Lo so, Adele, lo so. Però che palle, oggi doveva essere l'ultimo allenamento prima del torneo. Ma se ti lasciassi a casa sola, tu non andresti a dirla a mamma, vero? Mi fai guardare i cartoni? Tutti quelli che vuoi. Però non lo devi dire, perché sono in punizione. Perché sei in punizione? Ho preso un brutto voto in scienze. La scienza è bella. Molto. Soprattutto con tutta questa palla del cambiamento climatico. Cos'è il cambiamento climatico? Praticamente è il clima che cambia e la terra che diventa più calda. Ma dimmi la verità. Tu oggi non avevi voglia di andare a scuola, vero? No, non è una bugia. Ah, allora. Non starmi così vicina. Va bene, come stai? Così così, prima ho freddo, poi ho caldo e poi ho un po' di mal di testa. Dai, copriti. Tu stai a letto. Accidente, Adele, hai 39 di febbre. Sono solo 2 gradi, ma mi sembra di essere al Polo Nord. Io sono come la terra, ammalata. Dai, quando starei meglio ti comprerò un bel gelato. Anzi, ho un'idea. Non appena stai meglio, cosa ne pensi di fare un compito con me? Vi siete mai chiesti quali sono gli effetti di 2 gradi in più sul nostro pianeta? Quando hai 2 gradi in più, il tuo corpo passa da essere sano ad essere ammalato. E il nostro pianeta? Si sta ammalando. Bisogna prendersene cura, come il mio fratellone ha fatto con me.